Intanto buongiorno, grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a voi, grazie. Dell'ANFAS, Pippo Liberolo, porto saluti anche del nostro vicepresidente Gian Dario Storace e ringraziamo a nome appunto di tutta l'ANFAS e del gruppo di persone che sono qui, appunto della vostra presenza. Allora, noi oggi vogliamo fare un evento insieme che sarà diviso in due momenti sostanzialmente. La prima fase sarà quella di presentazione nostra, chi siamo noi, chi è un autorappresentante, che cosa facciamo qui, e lo faranno direttamente le persone che vedete qui, e poi ci saranno gli interventi anche da chi è seduto qui vicino a noi. Nella seconda fase ci sarà poi un lavoro proprio di preparazione e di confronto insieme a voi. Abbiamo fatto un lavoro su alcuni punti, insomma, di come la cittadinanza di Liberolo e poi un confronto insieme a noi. La cosa, diciamo, importante nella prima fase sarà quella di presentazione, quindi vi chiederemo un attimo di attenzione e pazienza, perché saranno proprio loro a presentare il nostro lavoro, quello che facciamo qui e chi siamo, okay? Soprattutto il concetto di autorappresentanza, va bene? Ok, grazie. Vi ringrazio dell'attenzione, io passo la parola a loro, che si presentano e poi cominciamo la nostra mattina. D'accordo, grazie. Patrizio. Allora, lei è Patrizio. Pinto. Bruno. Giuseppe. Silvana. Giuseppe. Franca. Matteo. Ok. Possiamo cominciare. Matteo. Guarda che sei, siamo così. Bartolomeo, Concerto, Enrico, Daniela, c'è qualcun altro? Lina. Ok, sì, va bene. Possiamo cominciare? Prego. Va bene, mi tocca. Prima una volta? Sì, sì. Okay. Il nostro labo... Ma c'è la presentazione del gruppo, ma ci siamo già presentati. Ok. Okay. Il nostro lavorare insieme parte da lontano. Era il 2012 quando è iniziato il progetto Facile da Leggere. Facile da Leggere, allora fermiamoci un secondo, cioè bisogna spiegare, cioè il lavoro fatto insieme a loro parte veramente da lontano. Il 2012 è la fondazione, quindi Comunità Latore, ANFAS, partecipa ad un progetto che dal titolo Facile da Leggere, un progetto avviato dall'ANFAS nazionale. Facile da Leggere ha una finalità ben precisa, che è quello di semplificare le informazioni per facilitare il diritto all'informazione. Ok? Andiamo avanti. E un piccolo gruppo ha iniziato a studiare le regole del metodo e a tradurre e creare i primi documenti. Questo metodo ha cambiato il nostro modo di pensare, perché i protagonisti siamo noi. Nel cambiare e ottenere sempre di più il diritto all'informazione. Abbiamo studiato le regole del metodo e le abbiamo messe in pratica, a partire dalla cartellonistica sulla sicurezza. Ok, quindi bisognava concretizzare un lavoro, cioè diritto all'informazione, da dove partiamo noi qui internamente, proviamo a guardarci intorno e vediamo come possiamo cambiare alcune cose affinché siano più accessibili. Siamo partiti dalla cartellonistica sulla sicurezza interna, quindi in caso di incendio, però poi abbiamo fatto altre cose, tipo il cartello del vietato fumare, che diventi più comprensibile. Ovvio. Questo per esempio che cos'era, ragazzi? I cartelli che c'erano prima. Cartelli che c'erano prima. Molto prima. Questo era il cartello che c'era prima in ANFAS. Non si capisse tanto. Non si capisce. Ecco come è diventato. Ecco come è diventato. Sono stati modificati. Studiato da loro.
che è stato, seguendo le regole del Facce da Leggere, trasformato così, ok? Ah, in un cartello più comprensibile. Quello che segue sempre è Matteo. Mio Matteo. L'altro Matteo. Importante, anche i simboli scelti sono stati scelti secondo il criterio del Facce da Leggere. Il responsabile della scelta dei simboli quindi se lui ci dà l'ok che il simbolo è comprensibile, viene messo come informazione. Facciamo vedere da davanti. Vediamo come Matteo sceglie i simboli. Su un numero di simboli presentati a Matteo, vai pure avanti, tipo questi, lui ha scelto quali sono, qual è quello più leggibile e più realista. Qui è un altro esempio di questa, qui è una lettera che arriva a casa molto complicata, e quindi questo è per sottolineare quanto è importante la semplificazione del diritto all'informazione. Poi cosa abbiamo fatto, ragazzi? Leggete dopo. Abbiamo fatto delle giornate di formazione rivolte a operatori sociali, insegnanti, studenti delle scuole superiori, genitori, volontari e cittadini. Quindi abbiamo fatto delle giornate di formazione sull'argomento del Facce da Leggere a questi. Rivolte a queste parole. Andiamo avanti, fate vedere. Sono venuti da noi. Sì, sono a Roma. Siamo andati in giro per l'Italia. A Roma. Ah, ok. Dove siamo stati? Chi lo dice? A Roma. A Roma. A Roma. Fatti, dove sei andato? Roma. Poi? Roma. Roma. Siamo stati a Roma. Salerno, Toscana, Milano, Firenze. Avete girato di me? Diverse anfas in cui ci hanno richiesto, siamo andati a portare questo. Sì, perché lì la foto vedo dell'Assemblea Nazionale. Questa è l'Assemblea Nazionale, a Roma. Siamo andati anche. È l'Assemblea Nazionale, non era no. No. Poi? Andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato ad esprimere la nostra opinione. Ok. Quindi siamo passati ad un altro progetto. Quanto... Lo dico io. Quando eravamo stato presentato il progetto io e cittadino, eravamo pronti per affrontare questa nuova sfida. C'è Concetta che era presente. Quindi siamo entrati in un'altra fase, che è quella di sviluppare un secondo progetto che si chiama Io Cittadino, che è volto alla cittadinanza attiva di tutte le persone, comprese le persone con disabilità. Quindi siamo entrati a studiare che cosa? Andiamo avanti, fate vedere. Siamo partiti dalla lettura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità intellettiva. Qui stiamo studiando. Abbiamo capito quali sono i nostri diritti, che anche noi siamo dei cittadini italiani, come tutte le altre persone. Questi sono momenti di studio. Cosa abbiamo fatto addirittura? Teatri. Abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale per parlare della Convenzione ONU. Ne abbiamo fatto uno, poi abbiamo fatto il replay al massimo numero di persone possibili, con un linguaggio semplice, immediato, divertente, emozionante. E questo è il momento. A Bosco Nero. Ah, Bosco Nero. Bosco Nero. Bosco anni fa. Due anni. Questa è una scenetta che riprende cosa? Torna un attimo indietro. Ma guarda che articolo. Qualcuno deve essere il giornale. E parecchi hanno difficoltà ad essere il giornale. Ritorniamo nel discorso di prima, legato al fatto dell'informazione, ovviamente. Esatto. A questo punto cosa è venuto fuori?
ci siamo? Gli autorappresentanti siamo noi. E ne fuori la figura dell'autorappresentante, ok? Chi è l'autorappresentante? Noi. E una si rappresenta in prima persona. Una persona che parla? Parla in prima persona. In my spedon. L'autorappresentante è aiutato da chi? L'autorappresentante può essere aiutato da qua tutti. Importa tutti. Da un facilitatore che sarebbe un operatore stesso. L'operatore. Un fratello. Claudia. Un amico. Quindi il facilitatore ha il compito di starvi vicino per aiutarvi. Senza? Sì. Sempre. Senza fare cosa, però senza mai? Ah, sostituirsi. Ovviamente. Le nostre regole. Poi? Abbiamo poi studiato come è organizzato lo Stato italiano e cosa vuol dire essere cittadini italiani. Fate vedere un po'. È stato un argomento difficile da capire. Molto. Complicato. Ci è stato chiesto di studiare alcuni argomenti complicati. Ecco il momento di studio. Quindi cosa è venuto fuori? Bruno, leggi un po' tu. Abbiamo capito che abbiamo sia dei diritti che dei doveri. Bruno lo prendiamo a fare il politico culturale. Questo timbro. Avanti Bruno, cosa dice? E che i dittatori ci possono aiutare ad essere cittadini più responsabili e attivi e autonomi. Qui facciamo vedere che abbiamo partecipato a alcune cose importanti, tipo chi c'era? Quella donna è il ministro della salute, Lorenzo. Siete stati nuovamente a Roma. A Roma. La sonata dell'intellettiva della disabilità. Ok. Come cosa abbiamo fatto per eleggere l'autorappresentante? Fate spiegate un po' voi. Abbiamo svolto le votazioni qui in Alfas. I nostri candidati. C'erano tre candidati, fateli vedere. Patrizia. Presentato un pronto. Questo è un punto del suo programma, eh? Quindi ha dovuto presentare un programma, poi pure avanti. Questo è Matteo. Il punto del suo programma lo legge. Lottare contro le discriminazioni e le cattiverie che vengono dette nei confronti delle persone con disabilità. Tutte le persone con disabilità devono essere prese in considerazione per le questioni che lei riguardano in prima persona. Okay. Poi c'era Matteo, lui scrive lì. Chi lo legge questo? Il mio programma, il modo fuori deve orientare, andare piano, sapere ascoltare, essere protagonisti della nostra vita, essere utili per gli altri. Questo ovviamente è quello che è l'idea di Matteo. Io mai vero. L'idea di Matteo. Lo scheda. Preparato la scheda. Lo scheda è delle elezioni del 26 maggio 2016. Questa scheda elettorale è fatta facile da leggere, sono state fatte le azioni, hanno avuto il tempo di studiarsi i programmi, è venuto fuori, fate vedere. Il seggio elettorale. Il presidente. I suoi scrutatori. Chissà a chi avranno dato il voto. Andiamo pure avanti. Il nostro voto segreto. Il voto personale. Di volta alla libertà, inizia lo spoglio. Collaboriamo. Annuncio del risultato delle elezioni.
Matteo. Ciao Matteo. A questo punto, con l'elezione dell'autorappresentante che rappresenta la Fondazione Comunità La Torre anche in altri momenti anche di carattere nazionale, perché lui è anche segretario degli autorappresentanti, la piattaforma autorappresentanti del movimento di ANFAS nazionale, abbiamo costruito insieme a loro, cioè loro hanno costruito insieme a noi, il piano di lavoro con alcuni punti. Facciamo di vedere. Primo punto. Le voci degli autorappresentanti. Ok. Come si fa questa cosa? Matteo, leggi. Facente formazione ai ragazzi delle scuole superiori del territorio, parlando della nostra esperienza e il tema. Non voglio più essere preso in giro. Riflessioni sul pubblico. Ecco, questo è uno dei punti del programma di Matteo, sul discorso delle cattiverie, eccetera, si prende in considerazione le persone con disabilità, eccetera. Quindi noi abbiamo sviluppato un lavoro di riflessioni sul bullismo con le scuole. Cosa abbiamo fatto? Rispettando il nostro programma facciamo formazione sul bullismo. Abbiamo cominciato con i giovani delle scuole superiori, ma negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato con i ragazzi delle scuole medie ed elementari su richiesta degli insegnanti. Ok, abbiamo iniziato a parlare del bullismo con le scuole superiori, poi appunto confrontandoci con gli insegnanti ci hanno chiesto di anticipare, adesso siamo nelle scuole elementari. Ok, sono loro che vanno nelle scuole a fare formazione e riflessione sul bullismo e su che cos'è avere una condizione di disabilità. Noi cittadini ci occupiamo di sensibilizzare le persone sul tema della disabilità in tutti gli ordini scuole, nella scuola dell'infanzia con i laboratori di ceramica Prosentola a Micalzilla, lettura con il Prosento Gran Lettore. Tanti bambini sono venuti qui da noi, poi siamo andati noi nelle scuole sempre gratuitamente. Questi sono dei progetti che vengono fatti con le scuole di infanzia, vengono qui da noi i bambini e si fa un progetto con l'Argilla, un progetto della nostra biblioteca. Poi? Leggi tu, Patrizia. Creare una redazione giornalistica facile da leggere e da capire. Avviare una radio in formato web, cioè su internet. Io sono stata a diverse formazioni in Italia, sono andata a Firenze, Pontedera e Siena. Ecco, lei ha fatto formazione sul diritto di informazione facile da leggere diversi punti. Firenze, Siena e Idea. Questo è uno dei punti per dare voce agli autorappresentanti. Stiamo lavorando su, in realtà stiamo un po' trasformando questo, che è un po' complesso, lo stiamo lavorando per aprire un blog. Siamo in un po' di collaborazioni, cercheremo di avviare questo sistema di informazione, per presentare tutto il lavoro che facciamo e poi per avere anche la cittadinanza che si confronti con noi. Possiamo andare avanti? Qual è l'altro punto? Creare un dialogo con le amministrazioni e con i servizi sociali del nostro territorio. Questo vuol dire che vogliamo parlare con chi ci amministra e dare un parere utile per tutti. Utile per tutta la cittadinanza. Utile per tutta la cittadinanza.
cittadinanza. Ok, abbiamo già fatto qualcosa? Cosa abbiamo fatto? No, abbiamo fatto tante cose. Abbiamo i contratti politici della città, il sindaco Alberto Lottanto, il vice sindaco Edo Gaetano e la parlamentare Francesca Bellini. Abbiamo partecipato alla Fiera del Canalese come relatori nei spazi tematici, dove abbiamo presentato il nostro progetto, Io Cittadino. Abbiamo partecipato alla presentazione del nostro anno Olocausto Silenzioso, nella giornata della memoria, facendo un intervento molto emozionante. Okay. Il nostro impegno c'è sul territorio, quindi nel senso di portare il nostro punto di vista, far conoscere il progetto cittadino, impegnarsi anche su temi molto diciamo toccanti e complessi come quello della giornata della memoria. Ai candidati sindaci vogliamo chiedere di tenere conto della nostra esperienza e di coinvolgerci per poter dare il nostro contributo. Bene, e qui entriamo diciamo un po' nel discorso poi del dibattito che avremo successivamente. Ok? Va bene? No, e te? Vai Bruno. Chiediamo di eliminare sempre più le barriere architettoniche della città, controllare che non ci siano buche nelle strade, gli attraversamenti pedonali devono essere accessibili alle persone in carrozzina, a chi ha delle difficoltà a camminare, a chi spinge un passeggino. Per esempio, i cubetti di pietra sono molto belli, ma non è facile camminare sopra. Spiegare ai negozianti l'importanza di rendere accessibile l'ingresso del negozio con uno scivolo per poter entrare a fare spesa in autonomia. Rendere accessibili gli uffici comunali usando delle indicazioni chiare e facili da leggere. Ok, quindi diciamo che ad esempio, torna un attimo indietro, solo un secondo, ad esempio spiegare ai negozianti l'importanza di rendere accessibile è un discorso volto all'autonomia, cioè quindi poter svolgere delle azioni in autonomia, cioè rendere accessibili gli uffici comunali, vuol dire avere delle informazioni chiare, sapere dove andare, come muoversi all'interno degli uffici comunali. E poi altre cose che interessano tutti i comunali, discorrendo per un discorso legato alla difficoltà di muoversi in mondo. Ci saranno alcune proposte di cui poi ne parliamo dopo, vero Franca? Possiamo andare avanti? Andiamo avanti. Parola, cosa farà per l'ambiente? C'è tanto traffico che passa nel centro di Rivarola. Cosa si può fare per l'inquinamento dell'aria? Le macchine vicino all'ANFAS vanno troppo veloci. Questo problema c'è sia in Corso Indipendenza sia in via Trieste. Ci vorrebbero dei dissuasori, tossi, velox, segnalatori di velocità. Per diminuire il traffico sarebbe bello avere una navetta pubblica che dalle frazioni di Rivarolo porti al centro di Rivarolo. La navetta potrebbe avere una fermata all'ANPA. La navetta potrebbe servire a noi, ma anche alle famiglie che vogliono conoscere l'ANPA e abitualmente frequentano la comunità. Può essere utile per chi viene nella scuola d'infanzia, Peter Pan. Ci sono molte famiglie che vengono qua, essendoci le due sezioni, qua di Peter Pan. Poi. Il valore cosa farà per rendere accessibile lo sport e gioco per tutti? Impianti sportivi, parco giochi, piscina accessibile, manifestazioni che valorizzino lo sport. Bruno, leggi tu.
La città di Rivarolo ha pensato di coinvolgere le persone con disabilità, come prevede di farle essere parte attiva della nostra città. Ti riprendono, Bruno. Patrizia, offriamo quindi la nostra collaborazione alla futura amministrazione per portare il nostro punto di vista su come migliorare la qualità di vita delle persone con e senza disabilità. Grazie per averci ascoltato. Grazie a voi. Voi, assolutamente, magari riproiettando se volete le slide, poi tornare indietro subito, partendo da quella, ancora una, questa qua, anche da questa, ecco. Beh. Purtroppo è periodo di allergia, ti chiedo scusa. In più tagliare l'erba, non c'è niente. Non ha fatto in tempo a fermarlo il taglio dell'erba che ormai... Di qua adesso ho smesso, però da altre parti... Ma ormai svolazza nell'aria tutto ciò che... possiamo parlare noi? Beh, innanzitutto di nuovo ciao a tutti. Ciao. Vi ringraziamo per averci ospitato qua oggi. Devo dire che io personalmente, e credo anche tutti i ragazzi che sono con me, sono rimasti sorpresi dal vedere il lavoro che fate qua dentro. Grazie. Ci mancherebbe, assolutamente un lavoro bellissimo che se uno non ha occasione di entrare da fuori non ha modo di rendersi conto cosa veramente fate qua dentro per voi stessi. E per voi stessi e anche alla fine per tutta la cittadinanza. Quindi complimenti nuovamente. Io vi ho ascoltato con molta curiosità e devo dire mi avete anche colpito in certi vostri tratti. Il progetto che avete messo in piedi, sicuramente Io Cittadino, nel quale compreso il miglioramento del discorso della comunicazione, sicuramente interessante, perché come avete detto voi tutti devono avere diritto alla comunicazione. Mi ha colpito il discorso, a me particolarmente, dell'elezione dell'autorappresentante, in modo tale che voi possiate avere una gerarchia vostra interna per riconoscervi, per quel che riguarda le domande che ci rivolgete. Le leggevo insieme a voi mentre le ascoltavo, mentre voi le leggevate, e devo dire che sono domande, credo siate d'accordo con me, assolutamente più che lecite. Questa era la prima slide delle domande, delle richieste. Chiediamo di eliminare sempre più le barriere architettoniche della città. L'eliminazione delle barriere architettoniche è una cosa che tra l'altro è imposta dalla legge. È imposta assolutamente dalla legge. La legge vuole che non ci siano impedimenti fisici per tutte quelle persone che hanno delle disabilità motorie e non motorie nell'accedere alle strutture, ai negozi, agli uffici pubblici. Quindi è una cosa imposta dalla legge. Ahimè, purtroppo non sempre questa assenza delle barriere architettoniche c'è. A volte, nonostante la legge lo imponga, ci sono delle difficoltà, vero? È vero. Ad accedere. Perché voi me lo confermate. Al Castello Magra ci ne sono. Vedi? Perché quando io andavo al Castello Magra a fare c'era un centro degli anziani, io ci andavo, ero con la carrozzina questa qua, c'erano gli scalini. No, le pietre che non camminare. Giustamente, ognuno di voi, in base
particolare problema che ha incontra un problema o meno in merito alle barriere architettoniche. Ovviamente sicuramente chi si muove con l'ausilio di una carrozzina ha difficoltà quando il terreno è ghiaioso, lo scalino. Bella, però magari è una barriera. Indubbiamente. Non è possibile passarci sopra. Indubbiamente, indubbiamente, come uno scalino, come qualsiasi altro ostacolo fisico che vi impedisce di muovervi liberamente. Questo è l'esempio che portava Carmen, cioè vado lì però faccio fatica a raggiungere lì. Ma anche senza avere la carrozzina, chiunque di voi abbia difficoltà a camminare, anche senza l'ausilio di una carrozzina, già solo per il fatto che c'è una difficoltà a camminare, la ghiaia può creare problemi. Io non dico solo per me. Per tutti. Indubbiamente. Anche tutti. Le carrozzine. Certo. Anche le carrozzine, anche piccole, per i genitori, non dico solo per i passeggini. Anche per i passeggini. E anche per chi magari deve spingere la carrozzina con una persona, sicuramente fatica doppia, difficoltà doppia. Confermo che non aiuta. Sicuramente queste barriere architettoniche mettono dei limiti a quello che può essere un piacere a portarmi in giro, perché sicuramente diventa più difficoltoso. Il limite all'accessibilità, ovvio, perché poi di quello si parla. Controllare che non ci siano, per rispondere ai vostri punti, che mi fa piacere li abbiate esternati, controllare che non ci siano buche nelle strade. Le buche non dovrebbero esserci a prescindere per tanti motivi, però sicuramente credo che per voi incontrare una buca sia un ostacolo non da poco, che abbiate una carrozzina, un bastone, un qualsiasi ausilio fisico o anche una difficoltà motoria. Se incontrate una buca, avete una difficoltà, se la prendete e non la vedete vi fate anche male, quindi le buche non ci devono essere, perché sono... In tante città d'Italia, come dice Matteo, giustamente in tante città c'è il problema delle buche. Sì, sì. Arriva a Rolo anche. Anche a Roma, che io sono andata con mia mamma. A Roma è pieno. Te lo ricordi particolarmente, sì, Roma? Sì. Poi gli attraversamenti pedonali devono essere accessibili e sicuri, io aggiungerei, alle persone in carrozzina, chi ha delle difficoltà a camminare, chi spinge un passeggino. I cubetti di pietra sono molto belli, ma non è facile camminarci sopra. Io devo dire che questa cosa è una cosa che abbiamo notato, abbiamo avuto modo di osservare già da parte nostra, che il discorso dei cubetti in pietra, molto belli esteticamente, ma generano una difficoltà motoria, senza considerare che sono anche loro causa di spostamenti che generano buche, anche i cubetti. Gli attraversamenti pedonali sicuramente per tutti, quindi anche per voi, devono essere sicuri. Sicuri. E il fatto che ci siano nell'attraversamento stesso una pavimentazione non facile da attraversare non agevola sicuramente la sicurezza. C'è una proposta di Franca. Ascoltiamo. Ti ascoltiamo, Franca. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Franca. Ascolta, avevo già messo un'idea ai sindaci che sono già arrivati qua. Avevo detto di mettere ogni strisce pedonali, di mettere un semaforo. Ma non un semaforo così semplice e buono. Un semaforo che suoni, che quando verde suona, rosso fa un altro suono, giallo fa un altro suono, così è, come si dice? E poi che ci sia anche un bottone, che se il semaforo dovesse essere spento, schiacci questo bottone e lui va avanti. E andrebbe bene per incovedenti, non vedenti, anche per gente, come loro, tutto sentono questa suoneria che fa il semaforo e tutti se la mettono come in memoria, capito? La memorizzano, certo. Sì, la memorizzano e andrebbe meglio che avere tutte, guardarsi di qua, guardarsi di là, le macchine che ti passano vicino, che qui e là.
Franca ha ragione in tutte quelle situazioni dove un utente magari ipovedente si trova ad attraversare e non riesce a capire. Anche il non vedente. Anche il non vedente. Non vedenti, ipovedenti, tutti coloro che hanno delle difficoltà visive, dei limiti visivi, sicuramente utilizzare a quel punto un altro canale per far capire alla persona che si sta affacciando all'attraversamento, un altro canale per far capire se è verde, se è rosso, come dice Franca, è importantissimo per la sicurezza del pedone stesso. Sì. Io vedo che in tante situazioni ci sono questi semafori. Sì, esistono, ma i semafori contro. Esatto, come dice Matteo, esistono. 90% io girando l'Italia li ho visti non funzionanti, sicuramente confermate. A Torino tutti spaccati. Lo so. Sicuramente questa è una cosa che vi aiuterebbe molto le persone con delle difficoltà e la prenderemo in considerazione perché migliorano la vostra sicurezza, perché vi fanno capire quando potete attraversare o meno. Grazie Franca per la tua proposta. Volevo dire che noi avevo fatto anche una proposta del seggio volante, purtroppo questa proposta non è andata in vigore perché siamo arrivati troppo tardi. E seggio intende seggio elettorale? Seggio elettorale volante che venivano qua, ve lo chiamo volante. Si chiamano così, Franca. Sì, volante. Che nel caso di riposo c'è già perché si sono un pochino svegliati prima. Invece noi l'abbiamo detto l'altra settimana e non ho ancora potuto fare. Sicuramente la creazione di un seggio volante richiede. Un seggio esterno, diciamo, alle sedi ufficialmente riconosciute richiede una documentazione, una richiesta, una preparazione che è un po' lunga, Franca. Sì, sì. A me dispiace non ci sia stata questa occasione qua. Io so che la casa di riposo di Vivarolo si è mossa in tempo per chiedere questo. Sarà per la prossima volta. Quando ci saranno le votazioni. Sarà una cosa che sarà da tenere in considerazione sicuramente per delle prossime votazioni. Niente, ma poi volevo dire una cosa. È ricca di idee, Fran. Ma questo è dunque, c'è stato un signore della, ricordo più che amministrazione, mi fa questa domanda. Ma lei se ne accorge quando cammina nei tubetti? Che c'è delle palline, c'è dei rialzi. Io ho detto, ma io non me ne accorgo di niente quando cammino, che c'è questa roba. La domanda è questa, cioè se c'è differenza camminare su percorsi per persone ipovedenti. Che dice che devo sentire con il piede. Sì, c'è questa pavimentazione. Ah sì, esiste della pavimentazione apposta con dei rilievi per far capire quando c'è un tratto dritto, quando... Però non ho fatto l'educazione strada, quello quando ero piccola non c'erano neanche queste cose proprio. Attualmente per legge in tutte quelle strutture che vengono costruite nuove, può essere una stazione nuova, un aeroporto, in generale in tutte quelle occasioni dove vengono riviste le pavimentazioni vengono prese in considerazione. Uffici pubblici, accessi pubblici devono essere presi in considerazione, come mi ricorda lui, gli ospedali indubbiamente devono essere presi in considerazione questo tipo di pavimentazioni con questi rialzi dove gli ipovedenti con l'utilizzo di un bastone riconoscono il percorso. Sono pavimentazioni specifiche, sì. E se hanno il cane credo uguale. Il cane li aiuta, sicuramente è un ausilio per... Sì, sì, il cane... Giusto, come dici, mi fa sentire un fatto? Giusto, sì. Giusto, fa quello. Sì. Okay. Grazie Franca, grazie per me. Per andare avanti, il discorso degli ingressi nei negozi. L'ingresso a tutte le attività, i negozi, rispondo alle due domande insieme, uffici comunali devono essere agevolati senza barriere architettoniche, anche qui assolutamente per legge, negli uffici comunali, quindi uffici pubblici. Ma io avevo sentito che lo cambiato nell'altra parte in comune. Non ho capito, scusa, avevano messo in un altro posto. Lo cambiavano nell'altra parte. Sì, questa è una proposta che è stata fatta
da un'altra lista che è incandidata a Rivarolo alle elezioni adesso di maggio. Però a prescindere dal posto di dove verrà messo l'ufficio, a prescindere dal posto di dove verrà messo l'ufficio pubblico, che sia comune, che sia un altro ente, non ci devono essere barriere architettoniche, quindi per chi si muove con carrozzina ci deve essere uno scivolo, se ci sono scale ci deve essere o un montascale o un ascensore accessibile, non piccolo. Questo indubbiamente, uguale nei negozi ci devono essere assolutamente gli scivoli. Sono consapevole che nel caso per esempio dei negozi, non dappertutto in Rivarolo ci sono questi ausili, diciamo queste strutture per eliminare le barriere architettoniche, per eliminare gli ostacoli, però sicuramente sarà nostra cura fare in modo che venga rispettato soprattutto l'obbligo di legge e poi comunque è un vostro diritto da poter accedere a tutte le strutture senza difficoltà. Quindi da questo punto di vista, senza tanta fatica, noi ci adopereremo perché non ci siano questi ostacoli fisici e vi venga concesso la possibilità di accedere dappertutto senza difficoltà. Grazie. Rivarolo cosa farà per l'ambiente? C'è tanto traffico, cosa si può fare per l'inquinamento? Velocemente, cosa si può fare per l'inquinamento? Bisogna fare in modo che le persone vengano sensibilizzate, in Rivarolo, soprattutto nel centro, a muoversi quanto più con mezzi che non siano le auto. Adesso stanno andando di moda e prenderanno sempre più piede le auto elettriche, però al momento è pieno di auto che inquinano. Sicuramente bisogna far sì che il cittadino che può camminare più autonomamente, che ha meno difficoltà di voi a camminare, cammini a piedi e sia meno pigro. Bravissima. Che il cittadino sia meno pigro, abbia voglia di utilizzare per gli spostamenti interni alla città la bicicletta, di far due passi in più a piedi, che voi lo sapete benissimo, che vi muovete molto a piedi, non fa assolutamente male, anzi fa solo bene muoversi. Ne giova l'inquinamento della città e anche la salute della persona. Quindi questo, da questo punto di vista, potremmo renderci promotori di tutte quelle iniziative che limitano il traffico. Per il discorso delle macchine che viaggiano veloce, ne abbiamo parlato anche in diverse occasioni, tante vie periferiche hanno dei problemi di velocità e voi ce l'avete, oltre che in Corso Indipendenza, in via Trieste qua dietro. E proprio ieri parlavamo di questo problema. Cercheremo sicuramente di trovare delle soluzioni che possano far rallentare le macchine e non rendersi un pericolo per chi utilizza la strada a piedi, in bici o per chi attraversa. Cosa andremo a fare? Non sappiamo adesso se dei dossi, se dei dissuasori, se dei segnalatori di velocità, sicuramente qualcosa che sia funzionale ed efficiente a rallentare le macchine. E voi ne siete testimoni perché avete le auto che vanno veloci sia nel vostro accesso da parte di Corso Indipendenza che sia da quelle in via Trieste. E anche in Corso Torino, il tratto prima che diventi Corso Indipendenza. Perché gli attraversamenti pedonali sono pericolosi anche per la velocità, eventualmente. Per diminuire il traffico, questo l'ho letto attentamente prima. L'idea che voi proponete e dite ma sarebbe bello avere una navetta che si sposti è una cosa, vi rispondo, è una cosa che abbiamo pensato, è una cosa complessa da mettere in piedi, da realizzare, perché l'abbiamo già valutata per tante altre situazioni, tipo anche per gli anziani che abitano in frazione. Come vi ho detto, è una cosa complessa, ma l'abbiamo presa in considerazione. Dire domani avrete la navetta è impossibile, però sicuramente faremo in modo che una navetta possa esistere e soprattutto una navetta, come giustamente avete detto, perché deve andare dalle altre parti all'Anfas no,
Quindi una navetta che abbia un punto di fermata all'Anfas sarebbe la ciliegina sulla torta per dargli un servizio. Matteo è contento, giustamente. Vi comprendo benissimo, sarebbe la ciliegina sulla torta per mettere in piedi un servizio che possa essere utilissimo a voi e anche sicuramente ad altri cittadini che non sono in questa comunità come voi, ma che hanno delle difficoltà magari di tipo domiciliare. Rivarolo cosa farà per rendere accessibile lo sport? Lo sport è un qualcosa a cui tutti non potrebbero, ma devono accedere, perché lo sport è un po' come il discorso che facevo prima di fare due passi, lo sport è salute. Noi nel nostro programma abbiamo previsto sicuramente di fare degli impianti sportivi, di rivalorizzare quello che già esiste, e non l'abbiamo specificato perché è una cosa assolutamente intrinseca che deve essere fatta a prescindere. Gli impianti sportivi, nel particolar modo la piscina, che è quella che più si presta per l'attività motoria di tutti, anche delle persone, lo so benissimo, anche delle persone con più difficoltà, sicuramente la piscina piuttosto che il campo da calcio è più importante la piscina, perché aiuta a sviluppare percorsi di motricità, recuperare quelle difficoltà motorie che uno ha. Quindi non l'abbiamo specificato nel programma, come dicevo, ma perché ci sembra assolutamente scontato che tutte le strutture sportive abbiano, meno ancora rispetto a un negozio, una barriera architettonica, perché voi dovete poter accedere a tutte quelle strutture sportive che avete piacere senza che vi siano delle difficoltà e delle limitazioni che vi impediscano di poter accedere liberamente. Manifestazioni, indubbiamente, sì, stavo tornando indietro, parco giochi è la stessissima cosa. Parco giochi è la stessissima cosa, li abbiamo visitati, ce ne rendiamo conto che hanno delle limitazioni, in quel caso piuttosto lo scalino, piuttosto che altre tipologie di barriere architettoniche. Manifestazioni che valorizzino lo sport, e questi, lo dico a voi, come abbiamo detto, sicuramente come amministrazione ci renderemo promotori di tutte quelle quelle iniziative, quelle attività che possono far avvicinare la cittadinanza allo sport. A volte il cittadino, voi no, perché ho capito che siete molto motivati, ma a volte molti cittadini sono un po' pigri, no? È lo stesso motivo per cui non camminano e vanno in macchina a Rivarolo, o magari non hanno voglia di fare tanto sport. A voi invece, per fortuna, vi vedo motivati, apprezzo che siate qua. Grazie. No, ci mancherebbe, grazie a voi. Grazie. Apprezzo che siate qua a dirci quali sono le vostre difficoltà. Perché noi abbiamo tutto l'Anfas, abbiamo fatto anche spingi lo sport. Ah, abbiamo fatto spingi lo sport. Manifestazione sportiva. Sì, perché c'è da fare movimento. Voi vi date da fare, ma dovete darvene di più, mi sta dicendo, quindi dovete fare molto movimento. Quindi, ho fatto anche le paraolimpiadi. Le paraolimpiadi, lo so benissimo, quindi sicuramente delle manifestazioni che permettano di sensibilizzare le persone, di avvicinarvi allo sport con delle attività che vi rendano partecipi. Lo faremo sicuramente, perché è bello vedervi in gruppo e che vi avvicinate allo sport e siete parte integrante di tutte queste situazioni. La città di Rivarolo ha pensato di coinvolgere le persone con disabilità. L'idea, faccio un passo indietro, sono venuto qua stamattina sapendo già, conoscendo già sicuramente da cittadino la comunità. Entrando e parlando con voi, sono sincero, cosa che non ho mai avuto modo di fare, sono rimasto particolarmente toccato e affascinato da come siete un bel gruppo, e come gruppo giustamente chiedete a gran voce di essere rappresentati all'interno della comunità, della cittadinanza, come parte attiva all'interno della città di Rivarolo. Abbiamo pensato come amministrazione di avere dei referenti
che si renderanno promotori di sentire le problematiche di diverse situazioni che ci sono in Rivarolo. Può essere una frazione, può essere un'associazione, e la stessa cosa, alla pari se non di più di tante altre situazioni, le persone con disabilità devono essere ascoltate, devono essere prese in considerazione, e la città di Rivarolo deve fare in modo di coinvolgerle. Come prevede di farlo? Come vi ho appunto appena detto, cercando un referente che vi ascolti e sia da canale comunicativo con il sindaco, con l'amministrazione, e si renda promotore di tutto quello che possiamo fare sicuramente per voi. Questo senza ombra di dubbio. Se posso aggiungere io un particolare, io anni fa sono stato qui per lavori, perché quando erano state rifatte alcune aree, ho avuto modo e piacere di conoscere tanti di loro, e quello che mi ha colpito particolarmente è vedere il cambiamento che ha avuto l'ANFAS, cioè una crescita pazzesca rispetto a tanti anni fa, dove già erano molto coinvolti, perché mi ricordo che c'è sempre stato questo laboratorio di ceramica, mi ricordo che c'era anche la piscina, non so se c'è ancora, so che li facevano lavorare tanto, mi ricordo le feste che fa, la festa che fate tutti gli anni, e adesso che abbiamo visto queste slide delle votazioni, di quanto siete partecipi in tutto questo, vuol dire per voi un motivo di crescita, quindi siete cresciuti tantissimo, sia come associazione che come voi, e questo è solo merito vostro. Vostro e dei vostri operatori che sanno sicuramente, quindi per me questo bravissimi davvero, voglio per voi soprattutto, io vi farei anche un applauso. Grazie. Veramente tutte le attività che avete portato e incrementato in questi anni dal punto di vista umano vi permettono di rimanere molto aggregati fra di voi, molto di avvicinarvi. L'avere un seggio elettorale, nominare un autorappresentante, e poi ho visto anche festeggiare con una fetta di torta di crostata, sicuramente sono dei momenti per voi, momenti importantissimi. Io li guardavo queste cose col sorriso, perché come dicevo, uno da fuori conosce la struttura, ma non, poi se non entra qua non sa l'immenso valore umano che poi c'è dentro queste mura qua. È un conto conoscervi da fuori, è un conto venire dentro a guardarvi negli occhi, quindi sono rimasto veramente colpito. Delle scuole, e sicuramente anche merito loro e di tutti gli operatori che ringrazio, che si prendono a cuore queste situazioni e li aiutano. Oltretutto ognuno di loro con difficoltà diverse, quindi non è sicuramente, credo che questa sia la parte più difficile. È difficilissimo. È difficilissimo perché avete mille teste pensanti, mille persone con difficoltà diversa, quindi fanno un lavoro estremamente immenso, non da poco sicuramente. Va bene, noi abbiamo finito qua. Siamo per era l'ultima slide questa, come ok, prova. Anche per quanto riguarda comunque il fatto di andare nelle scuole e sensibilizzare. Ah, questo è vero, cioè siamo persi. Il tema del bullismo è il tema che purtroppo al giorno d'oggi è un tema molto brutto. Ne sentiamo parlare tutti i giorni al telegiornale. Sì. È sempre esistito, adesso però le televisioni, i media ne danno molta più visibilità, e forse un bene. Non forse, togliamo il forse, un bene. Bene. Proprio perché, come mi diceva, come ti chiami che non mi ricordo più? Patrizia. Patrizia mi stava suggerendo adesso, siamo tutti uguali, ha ragione. E secondo me chi non è uguale a noi è quello che prende in giro o che pensa di essere superiore a noi. Bravo. Quindi il fatto che voi andiate nelle scuole a sensibilizzare già a partire dai bimbi piccoli, perché se non erano andate già alle elementari, giusto? Sì. Io ho una figlia piccola, faccio di tutto per dargli un'educazione che sia del rispetto in primis, perché l'ho ricevuta anch'io. Io sono contento che voi andiate un giorno a scuola da mia figlia a fargli capire qual è la realtà della vita di tutti i giorni, ok? Perché noi abbiamo delle problematiche, voi ne avete delle altre, ma alla fine, come diceva Patrizia, siamo tutte persone. Le persone a partire dalle scuole devono sicuramente conoscervi e sapere il lavoro immenso che voi fate qua dentro. Grazie. E che fanno i vostri operatori. Io sono.
questo che ci sembrava fondamentale, che è quello di offrire la nostra disponibilità e punto di vista a collaborare con la disabilità, collaborare a migliorare la qualità di vita non solo delle persone con disabilità ma anche di chi non ha una disabilità. Cioè, noi sicuramente accettiamo, accogliamo a braccia aperte questa vostra voglia di rendervi promotori con noi, di collaborare con noi per esporci le difficoltà e per migliorare giustamente la qualità della vita di tutti, perché come dice Patrizia siamo tutti uguali, quindi disabilità o non disabilità non siete assolutamente diversi, ma siamo tutte persone uguali. E non vogliamo essere discriminati. Assolutamente no. Avete esigenze diverse, ma non siete diverse, assolutamente siete tutti uguali. Va bene. Io ho piacere di... avete detto i nomi tutti voi, se avete piacere vi presento i miei ragazzi, parte della mia squadra, lui è Pierluigi, Riccardo... Potete dirgli anche noi, voi no, mia, perché loro li hanno detti e che vi devo presentare io. Marisa. Io ho partecipato qui a delle feste, a partire dall'asilo di Argentera, quando anche c'era il progetto Argilla, e anche adesso all'elementare con mia figlia più piccola. Volevo fare un applauso. Io questo non lo sapevo e mi fa piacere. Bene, anche i miei bimbi sono stati qua all'asilo all'Anfas, tutti e due. E erano contentissimi quando venivano qua da voi a fare l'argilla. Ah, io non lo sapevo questo. Argilla, e poi erano emozionati, per cui erano a casa e mi raccontavano. Sai, c'era una signora tipo la nostra nonna che ci ha aiutato a far giocare, vero? Grazie. Coinvolgerli con le scuole è sicuramente un motivo di crescita per i bambini che frequentano. I bambini, diciamo, conoscono noi, conoscono tutti quanti noi e ci conoscono per noi, cioè non ci conoscono. Ovvio. Siamo gli amici, siamo le persone. Per i bambini conoscere queste realtà qua è sicuramente un motivo di crescita e capire poi veramente crescita umana, perché si rendono conto sin da subito quali sono poi le problematiche della vita che bisogna affrontare piuttosto che tante altre cose più influenti. Quindi ancora grazie, io avrei una richiesta da fare, se possibile, sicuramente il candidato sindaco e i miei colleghi saranno d'accordo. Vorremmo fare un tour accompagnati da voi, se fosse possibile, nella struttura. Magari il limite del non so possibile, se hanno possibilità. Oppure dal laboratorio, cose di questo genere. Sì, sì. Qualche pezzo, facciamo così. Magari hanno difficoltà a spostarli tutti, se no ci farebbe piacere. Grazie, organizziamo un attimo. Grazie. Ringrazio anche Obiettivo News che è venuto qua oggi con noi, grazie. Ok, ma non vogliamo impegnarvi molto, se no avremo anche magari un'altra occasione. Ok, come potete voi. Grazie a voi. Io prima di allontanarci da qua ho piacere di fare. Ah, ecco quello stavo dicendo. Prima di allontanarci da qua ho piacere di fare una foto con tutti, se è possibile. Eh?